a tutti quanti ragazzi. Sa, prova, prova. Ah, scusate, piccolo inconveniente col microfono. E salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti a un altro GDM. Oggi ci occupiamo di Battlezone Field of Honor. Allora, intanto entriamo in gioco. Non voglio fare il tutorial, ok. Allora, in questo gioco è molto particolare. Intanto è un gioco online. Pesa 850 megabyte. Lo potete scaricare tranquillamente dal sito ufficiale. È particolare perché in questo gioco ci sono due fazioni, gli umani e i vermi, bug, come cavolo li vogliamo chiamare. Gli umani li controlli come un unico PG in terza persona o prima persona, a seconda di come si vuole, mentre i bug si controllano in modo strategico, cioè si scelgono come normali giochi tipo StarCraft, Age of Empires, si sceglie l'unità da mandare in campo a seconda delle risorse, della popolazione massima, le evochi, eccetera, eccetera, insomma, sapete di cosa parlo. E il brutto di questo gioco è che è del 2009, ma non ha niente. Zero, è uscito nel 2009 e secondo me adesso è identico, spiaccicato a come era appena uscito. Non si faccio vedere il motivo. Intanto notiamo la quantità di persone nei server. Direte, i server sono hanno molti posti, quindi la barra rimane sempre 1-2 tac. E invece no, sono piccoli server da circa 100 persone e rimane sempre a una tacca. Perché tipo rookie. Il canale dei principianti, quelli che hanno appena preso il gioco, direte, c'era abbastanza gente. E invece, aspetta un attimo che mi entra. E invece, uno che è già pieno il gioco. E basta. Direte, vabbè, ci sarà più gente di livello 2, così, andiamo su Novice. E invece, appena mi ricarica, scusate. Vuoto, completamente vuoto. Andiamo qua, tipo, vediamo un po' cosa succede qui. Non c'è nessuno. Niente, zero. Bello, vero? Ci sono molte zone che non sono state neanche aperte. Come expert, non so se posso entrare. Vediamo. Ah sì, mi lascia entrare. Vediamo qua. C'è la gente. Un server solo. Fine. Molta gente, vero raga? Ma adesso passiamo al gioco, dai. Vi faccio vedere intanto anche altre cose. Tipo shop. Tutto quanto, guarda, 5 pagine da comprare robe con i soldi presi pagando soldi reali, guarda. 2 pagine. Armi, 3 pagine. Eccetera, eccetera. 4 pagine. Se noi invece su con i soldi del gioco 0 0 0 4 pagine mo sulle granate, l'unica roba che c'è forse di interessante da comprare, armature, una pagina, queste qua e basta. Come vede anche il resto. E armi, 2 pagine. Pensate che è uscito nel 2009 e ha soltanto 2 pagine di armi, che poi in sé per sé è la stessa, eh. Non pensate che sia diversa. Quest'arma qua è identica a tutte le altre. È la stessa tanto come ogni giorno che puoi usarla. Tipo 1, 2, 3, 6 armi da comprare. E basta. Fine. Non c'è altro da far vedere. Anche per i vermi possiamo vedere cosa c'è. Queste sono le unità che puoi prendere. Ed è uguale. Cambia tanto la durata. Adesso passiamo al gioco. Posso entrare? Boh. Giochiamo come umano. Si arreddano tutti. Gira, gira il personaggio. Intanto vediamo un attimo i compagni che dovrei avere. Sono entrato io il capo. Gruppo. Vediamo qua. Un tipo. Spiccicato al mio. Una tipa. Tipo
Tipo. Altro tipo. Carinisti di demoni. Cosa vogliono che metta? Vabbè, mettiamo. Ecco, ma volevano Patrol, ho messo pa Matrol, Patrol. Ok, adesso vi faccio vedere com'è il gioco. Caricamento in corso. Attendiamo. Sbadigliamo già dal subito. Che sarà una bellissima rottura di palle. Ma dico, in sé per sé il gioco è bello. Non niente di contro, il gioco è bello. Ma è stato sviluppato pochissimo. Guardate la grafica. Come si può sviluppare poco un gioco del genere? È un gioco che pesa più o meno un giga. Che può, Madonna, avere un sacco di possibilità, di funzioni. Comunque dobbiamo difendere il QG. Fino a che il nostro punteggio, che è là sopra, quello che sta aumentando, arrivi a 300. Siamo contro giocatori reali, quindi ci manderanno addosso le unità che evocano. Oh mio, minchia. Allora, non vedo un cazzo. Uccidiamo queste unità. Perché non muoiono? Muori. Ok, è morto. E insomma, il gioco è così. È un gioco che poteva dare tanto se veniva più conosciuto e anche più potenziato. E invece, questo qua, questo bellissimo gioco, finirà nel cimitero dei giochi dimenticati. Un vero peccato, veramente. Avrei potuto dare così tanto. Vabbè, è la vita. Uccidiamo un attimo questi due. Spariamo, 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 ma i compagni mi sa che non mi cagano. Finisco qua il video. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti quanti, ragazzi.